2021 continua. Siamo allo stand di Brita Professional Italia, l'azienda che realizza sistemi per la filtrazione dell'acqua, e ci troviamo in compagnia di Lorenzo Sarvello, l'amministratore delegato dell'azienda. Buongiorno Lorenzo e benvenuto sugli schermi di OrecaTV.it. Buongiorno Fabio, ben arrivato, ben trovato e soprattutto ben trovati a tutti. Che bello essere qui, possiamo dirlo. Finalmente tutti assieme nuovamente. Un host 2021 sorprendentemente ma positivamente ricco di persone. Finalmente siamo tornati a vederci, a stare vicini e a godere del piacere di scambiarci tutto quello che serve per far crescere questo settore. Dobbiamo dire che nelle ultime ore la quantità di visitatori in giro nei corridoi di Host e Tutto Food io credo abbia addirittura superato le edizioni precedenti del 2019, perché erano tantissime. Tantissime persone agli stand, tantissimo entusiasmo, tantissimo ottimismo che abbiamo visto anche qui nel vostro stand. Lorenzo, in questi ultimi 19-20 mesi, periodo in cui non c'è stata nessuna manifestazione fieristica, voi avete continuato a fare ricerca e sviluppo. La vostra azienda ha continuato a produrre innovazione, e in che modo? La cosa importante è che il periodo della pandemia ha costretto tutti quanti di rivedere i propri processi, le proprie come facciamo le cose. Ha portato anche un grande vantaggio sulla digitalizzazione, se pensiamo a tutte queste infinite videoconference, ma questo ci ha dato l'opportunità di fare la formazione, il training lungo la filiera dell'Oreca in maniera completamente nuova. E quindi siamo orgogliosi di presentare a tutto il mercato Academy by Brita, addirittura un modello potremmo dire certificato dalla nostra azienda, dove su tre livelli diversi, uno basic, uno specialist e uno professionalist, possiamo passare prima di tutto dall'ABC dell'acqua, fondamentale nel mondo Oreca per capire come l'acqua è un ingrediente fondamentale del caffè, del ghiaccio e per la manutenzione delle nostre apparecchiature. E poi in maniera più advanced, come dicevo prima, attraverso altri due moduli, sul caffè e sul ghiaccio, dove l'acqua non è una componente tecnica ma è un ingrediente fondamentale per i nostri prodotti. Diciamo a chi è destinato questo corso, questi corsi modulari, non semplicemente ai coffee lovers né ai baristi, ma anche ad altre categorie. Di chi parliamo? Ma sicuramente penso che il mondo del caffè ha visto fare un viaggio di formazione sull'acqua in questi anni, tanto è stato fatto, e credo che a livello delle sedi, dei produttori o dei torrefattori, dove ci sono questi lab dove ormai spacchiamo gli atomi dell'acqua e del caffè in mille modi, la cultura dell'acqua c'è. Il problema è farlo portare nella filiale dell'Oreca. Fabio, tu prima mi dicevi baristi. Io spesso e volentieri, quando chiedo a un barista ma cosa c'è sotto la tua macchina del caffè come sistema di addolcimento, boh. E quindi è importante che tutta la filiera capisca il valore dell'acqua, in modo tale che da un lato avremo una resa in tazza sempre la più migliore, concedetemi proprio questa maniera sbagliata di dire, ma proprio perché è importante capire il valore dell'acqua e di, per avere un ottimo caffè, e allo stesso tempo per avere delle apparecchiature sempre sotto controllo. Diciamo la migliore plus plus, così la nascondiamo. Plus plus, ma per avere il plus plus bisogna assolutamente iscriversi a Academy by Brita. E per iscriversi qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere, o qual è il sito a cui poter accedere per richiedere maggiori informazioni senza alcun impegno? Facciamola molto facile, andate su www.brita.it e c'è proprio una sezione dedicata ad Academy by Brita, riconoscerete il logo. Lorenzo, però voi non vi siete solo dedicati alla formazione e quindi all'approfondimento del tema dell'acqua, la sua conoscenza, i suoi segreti, spacchiamo l'atomo come hai detto poco fa. Ci sono tante altre belle cose che voi presentate in questa occasione, che sono proprio intorno a noi. Di cosa si tratta?
Allora, prima di tutto ricordiamoci che Brita è un'azienda globale che lavora su tre business unit diverse e se il piacere di ritrovarci in host non è solo di ritrovare le persone dell'ambiente horeca professionale, alla fine tutti siamo consumatori, quindi l'occasione è gradita per presentare sempre i prodotti del consumer. La caraffa è sicuramente il prodotto iconico di Brita, l'abbiamo vista qui nella sua versione Marella. Presentiamo quest'anno anche la borraccia filtrante, che è una grande novità, dove uno, soprattutto sul cosiddetto autofoam, quindi per le scuole, per i ragazzi, per chi fa sport, può portarsi dell'acqua, ma il vantaggio è che può essere filtrata. E ultimo, ma non ultimo, il dispenser, che non serve solo a reggere il microfono, ma abbiamo qui un bellissimo prodotto della nuova gamma dispenser, che in maniera peraltro da italiano, ci tengo a dirlo, visto che siamo a Milano, sono prodotti sì dell'azienda tedesca Brita, ma made in Italy, perché li produciamo in Italia. Quindi in maniera orgogliosa presentiamo i nostri tre prodotti. Senza dimenticare i sistemi di filtrazione veri e propri, che sono di diversa tipologia per ogni esigenza. Lorenzo, io però vorrei spendere una parola per questa borraccia di nuova generazione che voi avete presentato proprio poco tempo fa e che finalmente, visto che ci vediamo in presenza, come si dice ora, posso toccare con mano. Vediamo in che modo si smonta, si apre, si riempie, si utilizza. Allora, la borraccia è molto facile, è fatta, scusate questa qui, intanto la spacchettiamo visto che è qua. Allora, la borraccia è fatta in modo tale che possa essere svitata, si riempie d'acqua del rubinetto, delle fontanelle quando siamo in giro, dopodiché si richiude in maniera molto semplice e quando vado a bere la mia acqua tiro sul beccuccio e tranquillamente berò il mio sorso d'acqua. Il vantaggio qual è? Che qui in mezzo può essere montato un disco, un cosiddetto microdisc, fatto di carboni attivi, che ci dà l'opportunità di filtrare il cloro e tutte le impurità dell'acqua proprio per avere, diciamo, una bevuta fresca e molto salutare. Bene, io ti ringrazio per il prezioso contributo e per la spiegazione, quest'ultima spiegazione a cui tenevo particolarmente, perché tu me l'hai spiegata prima e io ti ho detto, beh, allora sai che c'è di nuovo, la spieghiamo anche davanti alla camera proprio per mostrare in che modo si può utilizzare, è davvero estremamente semplice. Lorenzo, grazie. Grazie mille Fabio e grazie mille a tutti voi. Buona giornata.